E ora il turno di Yuzura New, che come ieri si trova a pattinare dopo che Jimbo Yan ha disputato una prova di alto livello. Ieri il problema non si è posto, vedremo che cosa accadrà oggi. Il talento dell'atleta non si discute, ma l'impressione è che rispetto a Skate Canada la condizione fisica sia ben altra. Sì, sembra cresciuto, programma chiaramente molto complesso anche quello di Yuzura New. C'è grande attesa, il pubblico in fermento, ovviamente in questo momento c'è un silenzio religioso. Quadruplo salto principesco. Quadruplo tolup, perfetto. Anche il triplo flip preceduto da passi difficili, inizio impeccabile. Intensità sulla sequenza di passi. E ora la preparazione per il secondo tolup. Quadruplo tolup, triplo tolup per iniziare la seconda metà del programma. Triplo axel, doppio tolup, perfetto. Diverse lune, diverse passi e poi triplo axel, Euler, triplo Salkov, impeccabile anche qui. Nessun problema sul triplo Rydberger, manca solo un salto, quel Lutz che gli ha dato problemi tante volte. Ma non oggi, triplo Lutz perfetto, si lascia andare anche un'esultanza che onestamente più che giustificata, siamo già oltre i 100 punti e il programma non è finito. Che cosa ha fatto New? Resta l'ultima trottola.
una sbavatura neanche qui. E guarda che punteggio. Questa è l'antologia del pattinaggio. Da oggi nulla sarà più uguale per questa disciplina, perché Agnew ha rivoluzionato tutto. Ci sono dei programmi che fanno la storia dello sport. Quello di Alexei Yagudin, il Winter di Salt Lake City, perché no? Ma qui siamo oltre. Qui siamo alla distruzione del sistema inventato per gestire il pattinaggio dopo Salt Lake City. 120 punti di tecnico. Ci rendiamo conto? Qualcosa di incredibile, non ha precedenti, una prestazione del genere, mai Agnew su questi livelli, ma in realtà mai nessuno prima di lui, neanche ci è andato vicino. Ma no, ma come fai? Ma questo è il connubio perfetto tra arte ed eccellenza tecnica. Ogni elemento è preceduto da intricate sequenze di passi o elementi di transizione. Ma prima del secondo triple axel che cosa si è inventato? Qualcosa di impressionante. Inizia a pattinare con delle lune, dei cambi fili, poi realizza degli altri passi, alla fine si gira triple axel, Euler triplo salchow con un atterraggio impeccabile. Questo è un atleta che francamente non ha precedenti, e in questo momento in cui abbiamo assistito a prove maiuscole con tanti atleti di altissimo livello, fortissimi tecnicamente, lui non ha uguali in questo momento, non ha nessun termine di paragone se non se stesso. Esatto, lui gareggia contro se stesso e non so che cosa si possa inventare dopo oggi, perché francamente eguagliare questa prestazione diventa veramente complesso, ma lui può, se c'è uno che può è davvero lui. Bayern Orser ha detto non ho parole. Sì, ha detto non ho parole e francamente siamo sulla stessa linea. Hai sentito? Arigato, ha detto grazie al pubblico, no, grazie a te Yozuro che ci hai regalato non una ma due gemme di inestimabile valore in questo NHK Trophy, che è già una gara entrata nella storia. Sì sì, assolutamente, tre quadrupli con un'esecuzione impeccabile, sette tripli di assoluta qualità, e attenzione, ha cambiato l'ingresso del secondo quadruplo Tolup, è per quello che va a eseguire la combinazione con il triplo Tolup. Sì, ma incredibile. Cioè, Yuzuru incomincia la seconda parte del programma con la combinazione quadruplo Tolup triplo Tolup. Che... io non ne ricordo, sinceramente no, non ne ricordo. No, è un elemento che per i più grandi pattinatori della storia era l'elemento in assoluto più difficile del programma. Lui lo fa due minuti e passa oltre l'inizio della musica. E con quella qualità, ecco, cioè. Sì, ecco, non dimentichiamo che questo non è proprio il programma che lui vorrebbe, perché quel flip come terzo salto gli sta stretto, forse gli dà anche fastidio. L'idea sarebbe quella di eseguire lì il quadruplo Rydberger per guardare vis-à-vis Jimbo Yane e dirgli ok giovane, io ci sono ancora, tu sei il futuro, ma il presente resto io. Sì, ma cioè, il problema è che già adesso è ingiocabile così. Oh, poi ci sono due anni di differenza tra sì. Yuzuru Agnew e Jimbo Yane, non dimentichiamolo. Sì. Poco più di due anni, dai. Esatto, quindi per carità, Jimbo Yane è giovanissimo, ma anche Agnew non è che sia proprio un veterano di lunghissimo corso, anche se ormai sono tanti anni che è sulla cresta dell'onda. Quando lui sta bene fisicamente è in grado di dipingere questi capolavori, perché questo è un programma che di diritto entra nella storia della disciplina e... Yuzuru Agnew diventa in automatico leggendario. Sì, qua abbiamo assistito veramente alla scrittura di una pagina di storia. Siamo nella leggenda, siamo nella veramente fantascienza della disciplina. Sì. Perché cioè, 320, cosa arriverà? 320? Il record del mondo è 295. Questo cresce di 25 punti a novembre. A novembre, cioè è sostanzialmente impressionante quello che ha fatto Yuzuru. Sbriciolerà il primato mondiale ed è vero, in questo momento non vedi un altro che possa avvicinare simili punteggi. 322,40, non ci credono neanche loro, non ci crediamo neppure noi. Ha sfiorato i 100 punti di componenti del programma, ma cosa gli potevi dare? Sì, per forza, 97,20 è superiore a quanto ottenne Patrick Chen, ti direi, nei giochi olimpici. Ma come fai a dare meno di 10 a una performance di questo tipo? È impossibile, cioè, ha fatto qualcosa di inenarrabile, perfetto su ogni singolo elemento, dall'inizio alla fine.
322, ha rifilato quanti punti al secondo? 56 quasi. Imbarazzante. Sì, ma il secondo ha fatto il record nazionale cinese a 266, che è un punteggio che ti fa vincere le tappe di Gran Premio. Sì, è un punteggio strepitoso quello di Jin Boyan, ha realizzato due quadrupli Lutz all'interno della stessa gara e con una qualità eccellente. Jin Boyan è un pattinatore che a sua volta non ha grossi precedenti nella storia per i quadrupli che riesce a presentare. Agnew scherza con gli avversari. Quindi la premiata ditta Jin Boyan, Yuzuru Agnew ha messo assieme 6 quadrupli e 4 tripli Axel e abbiamo visto 4 tipi diversi di quadrupli, direi. No, 3, vabbè, però sì, va bene, insomma. 3, ma adesso l'unico che veramente può andare oltre Agnew è lo stesso Agnew percorrendo la strada che dicevi tu, inserendo quel quadruplo Rydberger che abbiamo già visto. Sì. Gara storica per l'Asia che ne piazza 4 tra i migliori 5, ma Yuzuru Agnew oltre l'immaginazione.